Resistenti, audaci e straordinariamente addestrati, gli uomini del GOI, gruppo operativo incursori, sono le forze speciali della Marina Militare. Speciali perché tali sono il loro equipaggiamento, l'addestramento e i compiti loro assegnati in situazioni di pace, crisi e conflitto a difesa degli interessi nazionali. Durante il corso ordinario incursori, l'allievo potenzia notevolmente la propria condizione fisica e impara l'impiego di armi ed esplosivi sofisticati. Diventa in breve un esperto nel combattimento terrestre, ma l'essenza formativa dell'incursore di marina, l'esclusiva prerogativa, è il combattimento in acqua. Le esercitazioni di nuoto in superficie e subacqueo si svolgono in mare aperto e soprattutto di notte, su lunghi tratti e a profondità sempre maggiori, come durante la fuoriuscita da un sommergibile. Vengono compiute durissime esercitazioni sotto unità navali per l'impiego delle cariche subacquee. Siamo nell'ambito degli attacchi navali, peculiarità essenziale di un incursore di marina. L'incursore, combattente a largo spettro, deve conoscere alla perfezione le tecniche di presa di terra e infiltrazione nelle varie tipologie di costa, compresa quella rocciosa. Particolarmente intenso è l'addestramento con gli elicotteri, rilascio in mare a bassa quota, navigazione di superficie e presa di terra. Tutto concorre a potenziare la polivalenza richiesta a un incursore e ad affinare le tecniche offensive proprie delle forze speciali. Alla fine del corso solo il 10% degli uomini ammessi ottiene l'ambito brevetto. Le capacità acquisite sono a 360 gradi. Ognuno di loro è ormai in grado di operare in mare, a terra e in aria. Ogni incursore possiede la massima capacità individuale al tiro con qualsiasi tipo di arma, anche le più particolari, alcune delle quali in dotazione solo al GOI. Per il tiro di precisione vi sono i tiratori scelti, i cosiddetti snipers. Insieme alle squadre operative partecipano a diverse attività di intervento, come quella antiterroristica, dove si fa ricorso alle più spinte tecniche di impiego degli esplosivi. Il controterrorismo navale rappresenta uno dei compiti speciali assegnati al GOI e viene svolto in stretta collaborazione con gli elicotteri, da cui operano gli snipers, e con i grossi gommoni a chiglia rigida tipici del reparto. L'incursore moderno è un profondo conoscitore di ogni procedimento operativo esistente, un professionista, il giusto combattente per missioni ad elevato rischio nelle zone calde del mondo, l'erede delle mitiche imprese compiute dagli incursori durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Imprese gloriose come quelle dei mezzi d'assalto, quali i siluri a lenta corsa, cosiddetti maiali, progettati dai maggiori del genio navale Helios Toschi e Teseo Tesei, e quelle dei motoscafi esplosivi, pilotati dagli incursori contro le navi nemiche. Da allora si è imposta una radicale trasformazione nelle tecniche addestrative e nelle missioni assegnate,
missioni condotte con estrema precisione e professionalità, come quella alla quale stiamo per assistere. Mayday, Mayday. Un pilota, costretto a lanciarsi in territorio ostile, riesce a lanciare l'allarme prima di cadere in mano agli avversari. Immediatamente viene coinvolto il GOI di Komsubin per la complessa operazione di salvataggio e recupero. Due incursori snipers vengono rilasciati in piena notte da un sommergibile. A loro spettano la ricognizione del luogo e l'invio delle informazioni acquisite alle squadre pronte a intervenire. Altre due squadre, rilasciate dalla nave appoggio, vengono trasportate in zona sempre di notte dai velocissimi gommoni. Dall'affiatamento tra i componenti di un'unità speciale dipende il successo di un'operazione e la loro stessa sopravvivenza durante la fase calda dell'azione. Team in posizione, dare inizio alla fase alfa. Team pronto all'azione, procedi per la fase Bravo.
Attenzione! Pilota recuperato, recupero immediato, posizione Charlie Papa, minaccia in corso. Uomini eccezionali? Forse. Eccezionalmente preparati e motivati, certo. Ed è con questo qualificato e affidabile bagaglio professionale che gli incursori della Marina Militare Italiana partecipano alla difesa della collettività nazionale e internazionale.